Ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. E sì, ragazzi, oggi torniamo con la serie dell'ANA su 5M, su GTA 5, sul mio server locale, che ormai sapete che il live avevamo fatto anche insieme, avevamo modificato il cantiere, il blocco statale, quello che nuovamente sta facendo l'ANAS, ovviamente, il blocco statale, avevamo tolto delle cose, avevamo fatto andare, avanzare molto, molto i lavori. E niente, quindi adesso andiamo avanti e controlleremo i lavori e ovviamente tutto il tratto bloccato e ovviamente la deviazione statale. Vediamo se i cartelli sono giusti, vediamo se dobbiamo mettere o segnalare, come sempre, segnalare la presenza di un blocco stradale, quindi dobbiamo tutelare la sicurezza dei cittadini che guidano la macchina, devono guidare in sicurezza. Oggi siamo nella rimessa qui dell'ACI, ovviamente il nostro giovane ragazzo sta prendendo dell'attrezzatura. Come possiamo vedere, abbiamo sempre il nostro bellissimo doblò dell'ANAS in servizio anche per questa serie, cioè per questo giorno di servizio, scusatemi, e poi sicuramente avremo anche altri mezzi poi da poter andare a controllare anche poi altri futuri blocchi stradali, signori. Ma prima di iniziare vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, ragazzi, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, tanto ragazzi è gratis, è gratuito, non vi costa nulla, e in descrizione tutti i link sono gratuiti. Anche se volete acquistare sia GTA e altri giochi, usate il mio link di Star Gaming che avete ulteriori sconti su qualsiasi gioco. Allora, ragazzi, detto questo, allora, stavamo prendendo un po' di attrezzatura, stavo controllando un po', quindi dovremmo andare alla nostra deviazione. Come potete vedere, siamo in questa rimessa, in questa autogrill. Ci hanno dato questo spazio, diciamo così, proprio dedicato all'ANAS per interventi sia in autostradale che strade statali, ragazzi. E quindi andiamo un po' a controllare questa cosa. Quindi adesso siamo in servizio praticamente, quindi ci mettiamo la nostra cintura. Vi controlliamo se la benzina c'è. Potremmo anche fare la benzina, volendo potremmo anche farla. Facciamo anche la benzina, ragazzi, così mettiamo, così partiamo belli belli freschi freschi, partiamo. Ok, facciamo la benzina, ragazzi, così almeno per il servizio abbiamo anche il doppio pieno. Tanto abbiamo la carta, abbiamo la carta per fare carburante, quindi noi non spendiamo niente, ragazzi. Ok, perfetto. Possiamo cominciare, allora. Controlliamo un po' tutta la macchina, attrezzatura. Ok, ci mettiamo la cintura. Mettiamo i fissi, ragazzi, come sempre. Con i fissi che fa vedere che siamo in servizio, quindi entriamo effettivamente in servizio. E andiamo a controllare il nostro bellissimo, famoso tratto dell'autostrada. Ovviamente qua c'è un po' di traffico, come sempre, qui è l'autogrill, perché... Occhio qua. Ok, signori, siamo partiti. Adesso dobbiamo controllare un po' il tratto, perché sono stati aggiunti anche dei nuovi cartelli, quello che avevamo fatto insieme in live. Vi ricordavate, avevamo aggiunto un po' di roba, e quindi andiamo a vedere ovviamente se tutta la roba che abbiamo aggiunto è rimasta. Ovviamente ci sono ancora delle cose da sistemare, come il cartello che avevamo messo in live che non si vedeva. Quello ancora lo devo sistemare, ragazzi, quindi se lo vedete che non ci sta, perché lo devo ancora sistemare, non ho avuto il modo di sistemarlo. Allora, cominciamo a mettere... No, che cazzo ho messo? Cominciamo a mettere che ci dobbiamo quasi fermare. Allora, mo ci mettiamo, ragazzi, proprio qui, quattro frecce. Allora, cominciamo a segnalare che vediamo un po' se il traffico scorre in sicurezza, se la viabilità del traffico è in sicurezza, ovviamente dopo del blocco stradale. Noi ci mettiamo sempre con le quattro frecce, con anche i sistemi lampeggianti accesi. Questa un po' si vede un po' male, questa, non so perché si vede un po' così la luce, non so perché è così. Comunque, vedi, i lavori sono andati avanti, hanno anche spostato il cartello in mezzo, stanno cominciando a mettere anche uno sparti traffico nuovo, quindi stanno facendo dei lavori in più. Quindi un po' di roba è stata tolta, quindi vuol dire che i lavori sono quasi...
Sì, vedi, stiamo facendo un po' rallentare il traffico, come potete vedere noi qui, mettendo qui nella corsia di emergenza, stiamo facendo rallentare un po' il traffico. Ci mettiamo qui, allora, possiamo fare una cosa, possiamo scendere in sicurezza. Andiamo un attimo qua e controlliamo un po' cosa stanno succedendo. Allora, qua stanno... ok, qua stanno finendo dei lavori. Mettiamo qua, controlliamo un po' la situazione. Ah, qua sono stati aggiunti, sono stati spostati, messi questo cono qua. Stanno aggiungendo questo spartitraffico, come posso vedere. Bello, hanno cambiato anche la predisposizione delle luci. Ok, vai, vai, veloce, 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 arriva la macchina, oddio, oddio. Ok. Ok, raga, torniamo sul nostro Doblò e niente. Ci mettiamo, andiamo a vedere, controlliamo sempre i specchietti. Stavolta cerchiamo di entrare più velocemente possibile. Ok, fammi vedere cosa hanno aggiunto. Allora, hanno spostato un po' di roba, hanno aggiunto anche un po' di roba qua. Ok, hanno messo questo cartello in mezzo, bello, ci piace, mi piace. Hanno sistemato la cabina del pianto elettrico. Niente, sì, ragazzi, i lavori sono quasi terminati. Come potete vedere, hanno quasi già sgombrato tutto il cantiere. Non c'è manco più la betoniera per impastare il cemento, non c'è proprio più niente. Ci sono rimaste solo alcuni, ecco, alcune cose, ancora un po' di cemento, un bobina di cavi, un po' di mattoni, il bagno chimico, un po' di sabbione. C'è rimasto veramente poco. Devo sistemare questo fatto qua, ragazzi. Non so se vi ricordate, in live avevamo aggiunto un cartello del prezziario del benzinaio, dove dicevano i prezzi e quant'altro. Lo devo fissare e sistemare. Però hanno aggiunto anche questa cosa qua, quindi diciamo la roba è stata aggiunta. Qua abbiamo, è stato messo niente, è stato solo messo niente. Qui sono anche tolto poi tutto quanto. E quindi, ragazzi, il cantiere è quasi, diciamo, è quasi pronto, diciamo, anche a poca roba. Quindi domani finiscono a mettere questo spartitraffico. Secondo me, non so se lo metteranno a tutte e due le carreggiate, ma secondo me, una volta finita a mettere questo spartitraffico, secondo me anche la viabilità e soprattutto il blocco stradale si può cominciare a riaprire. Ok, ragazzi, noi ovviamente ci faremo tutto il viaggio data e ritorno per controllare tutto il blocco. Ok, usciamo subito così, togliamo le quattro frecce. Ok, e controlliamo tutto il traffico. Vediamo se un po' la viabilità scorre. Dobbiamo controllare anche se la viabilità ovviamente scorre in città, quindi... cioè, se scorre, no, scusa, se non ci sono blocchi o code che si formano in caso della deviazione, quindi dobbiamo andare a controllare ovviamente un po' tutto il tratto bloccato. Ovviamente dobbiamo vedere se veramente tutto scorre. Qua non sembrerebbe che ci sono code, quindi tra poco qua potremmo anche girare volendo, o possiamo girare tra poco. Ok, torniamo nel tratto, controlliamo. Il traffico scorre, viabilità molto fluida, quindi non si stanno formando code. Che se si formano code dovremmo avvisare la centrale operativa dell'autostrada e dire: guarda, si sta formando code al chilometro tot dopo il cantiere, il blocco stradale. Quindi dovremmo metterci noi a 2-3 km prima e cominciare a sbandierare, a segnalare che a più avanti c'è una possibile coda. E quindi il traffico deve cominciare, gli automobilisti devono cominciare a rallentare la propria andatura del veicolo. Perché? Per garantire la sicurezza per chi sta lavorando e per chi ovviamente è bloccato nel traffico. Però per il momento, ragazzi, la viabilità è tranquilla. Ragazzi, dobbiamo controllare la viabilità del traffico, quindi mo noi ci fermiamo qui con le quattro frecce per controllare ovviamente se il traffico scorre bene. Ci mettiamo sempre nella corsia d'emergenza perché noi siamo autorizzati a manovra per poter fare questo qua, per andare nelle corsie di emergenza, perché in questi casi lo possono fare solo i servizi di emergenza, polizia stradale, vigile del fuoco, 118 ovviamente carro attrezzi, eccetera eccetera. Però siccome noi dobbiamo controllare, quindi siamo autorizzati anche noi per controllare questo blocco stradale al chilometro 420-200. Ragazzi, ricordo che siamo al chilometro 420-200 dell'autostrada per l'Italia.
quindi dobbiamo controllare. Come vedete è anche abbastanza luminoso, quindi il cantiere si vede lungo i tratti bloccati, quindi è anche abbastanza luminoso. A parte ci sono anche cartelloni, come potete vedere c'è il cartellone quello alto lì che fa molta molta luce, però ci sono anche queste luci qui che ovviamente bisogna fissarle il cartellone, oppure ci mettiamo un altro cartello, mo vediamo se quello proprio non funziona. Però comunque il cantiere è abbastanza luminoso. Noi continuiamo ad andare avanti, ragazzi, a controllare la deviazione. Se ci sono, vedi, tanto stiamo facendo rallentare il traffico, come potete vedere, vedi che in nostra presenza le auto, gli automobilisti rallentano molto, perché facciamo presegnalare che praticamente ci sono, devono andare molto molto piano. Ok, quindi facciamo così, togliamo le quattro frecce. Mo facciamo il giro un'altra volta e ci rimettiamo a controllare un po'. Vediamo un po', possiamo aggiungere qualche cono dove manca, possiamo aggiungere qualcosa dove ci manca un po' di più, ragazzi. Quindi andiamo a fare questa cosa qua. Mo facciamo il giro, facciamo proprio il giro del tutto l'isolato. Dobbiamo rigirare, dobbiamo trovare una piazzola dove possiamo girare. Ok, adesso dobbiamo fermarci, controllare un po', aprire anche le porte poi del mezzo per prendere qualche cono e vedere un po', perché io già ho visto prima dove può mancare qualche cono, lo andremo a aggiungere. Quindi mo dopo attiviamo anche questo qua tra poco, ma lo attiveremo solo in presenza quando andiamo proprio dove siamo fermi, proprio nel mezzo del cantiere, per presegnalare ancora di più la nostra presenza. Ecco, vedi, un po' di traffico già si sta formando, qualche possibile coda si sta formando, però sono code ovviamente di scorrimento, non sono code dove si fermano, però si sta già formando un po' di traffico, perché comunque le macchine vanno un po', anche in nostra presenza, vanno molto molto a rilento. Quindi cominciamo a segnalare che alla macchina dietro che tra poco ci fermiamo. Ci mettiamo proprio qua, ragazzi. Ci mettiamo qua, apriamo le porte. Allora, prendiamo i coni. Allora, prendiamo il cono, ragazzi, come potete vedere abbiamo presegnalato, quindi che stiamo ovviamente operando, stiamo prendendo i coni. Allora, che ci mettiamo? Questo qua, cono questo qua. Come potete vedere qua manca un po' di coni, come possiamo, effettivamente manca. Quindi facciamo coda, testa, coda, 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 testa, coda, testa. Sarebbe il modo, la procedura corretta per mettere dei coni visibili a lunghe distanze. Ovviamente non questi, però è la sorta che si faceva così. Beh, che ha fatto? E mettiamo un altro uno qua. Un altro uno lo possiamo mettere all'inizio di qua, che si vede. Ok, ragazzi, li abbiamo aggiunto. Oddio, un altro uno lo potremmo mettere qua volendo. Perché ho messo un cono lì proprio vicino al cartello? Perché rende la visibilità del cartello ancora di più. Sì, qua si può, qua potrebbe andare anche una... Ah no, qua ci sono, qua c'è una luce. Però capito, va bene, potrebbe. Però qua un altro cono, secondo me, ci può servire, ragazzi, ci può servire. Ecco, ho messo anche un altro cono, come potete vedere, almeno qua era un po' la pecca dove era aperto, e quindi il nostro lavoro è questo: controllare il cantiere, sostituire le batterie delle lampade che si scaricano, perché dobbiamo sempre garantire la maggior visibilità di notte, soprattutto il cantiere, che c'è una deviazione stradale. Andiamo a controllare un po', tanto il furgone là può restare là con tutti i luci, i sistemi lampeggianti accesi. Anzi, potremmo fare una cosa. Nel frattempo che noi andiamo a controllare un po' il cantiere, potremmo chiudere le porte, perché così rendiamo ancora di più visibile il nostro mezzo, ovviamente, perché ci sono anche altre luci, sistemi lampeggianti che avvisano che c'è un blocco e che c'è l'ANAS che sta controllando ovviamente il tratto bloccato. Quindi cosa possiamo controllare ancora? Ok, ragazzi, stiamo prendendo anche appunti, prendiamo anche appunti su quello che abbiamo fatto, così anche da riferire poi alla centrale e alla centrale operativa dell'autostrada,
dove che il controllo sono stati effettuati, cosa è stato cambiato, eccetera eccetera. Quindi abbiamo messo dei coni dove andavano messi, abbiamo controllato un po' tutto e due, sia andata e ritorno, la viabilità e il tratto 420-200 bloccato. Abbiamo controllato possibili code, abbiamo controllato possibili viabilità del traffico e quindi stiamo controllando un po' che tutto scorri alla normale. Mamma mia, si è schiantato di brutto, signora! Ci ha lasciato mezza macchina, ci ha lasciato qua. Vabbè, comunque. State attenti, signora, ce la fa? Prego, prego, signora, dai, ce la fa? Ce la fa, signora, vero? L'aiuto io, signora. Vabbè, ogni tanto un po' gente non si vede. Un po' qua è buio, devo dire la verità, un po' qua è buio. Oh mio Dio! Devo dire che un po' qua è buio, effettivamente qua è un po' buio però. Ci potremmo mettere una luce qua, pensavo proprio sì perché è un po' buio qua, Aspetta, qua forse pecca un po' sto cantiere. Qua è un po' buio, sì. Sì, vai, prego, giovane. Allora, qua ci possiamo mettere una luce. Oh mio Dio! Ecco ragazzi, abbiamo messo una luce, come potete vedere. Perché effettivamente qua è il cantiere, la parte più buia in questo momento. Quindi, ok, abbiamo aggiunto anche una luce. Andiamo a vedere qua. Comunque qua è molto bello, ragazzi. Guardate come si sta formando una cosa carina mo quando sarà finito, con tutte le luci che gli fanno il bagliore. Molto bello, molto bello. Ok, ragazzi, abbiamo preso appunti. Torniamo al nostro... Qui ci abbiamo messo una luce. A posto, ragazzi, il cantiere sta andando avanti, quindi ci può stare. Quindi questo cantiere per il momento non ha molta attenzione, quando tanto l'abbiamo messo tutto, abbiamo messo altri coni, abbiamo messo le luci dove mancava. Diciamo che il cantiere in questo momento sta bene. Ok ragazzi, torniamo sul nostro mezzo. Potremmo fare anche una cosa, visto che mo non ci vedono nessuno. Ok ragazzi, torniamo un po' alla nostra destinazione. Abbiamo finito, quindi facciamo così. Ci mettiamo un'altra volta qua nel cantiere, aspettiamo che possiamo andare. Ok, togliamo le quattro frecce. A posto ragazzi, possiamo tornare nel nostro, probabilmente, capannone rimessa nella nostra autogrill. Diciamo che il cantiere l'abbiamo controllato, no? Il nostro servizio l'abbiamo fatto e diciamo che in questo momento questo cantiere non riceverà più attenzioni perché sta andando bene, quindi sta andando i lavori, quindi mo noi dell'ANAS nel prossimo servizio ci dedicheremo ad altro, andremo a vedere altri possibili deviazioni e blocchi stradali dei altri lavori di ristrutturazione, sistemazione del manto stradale, riparazione dei ponteggi, eccetera eccetera, sempre che riguarda strade statali ovviamente e autostrade, perché strade cittadine, quelle del comune, noi sì, volendo, se il comune ci affida a noi possiamo anche fare una deviazione e un blocco stradale, ovviamente controllando sempre dall'ANAS, anche dal permesso del comune, però noi dell'ANAS siamo più autostrade e strade statali ovviamente. Ok, allora possiamo spegnere tutte luci, torniamo al nostro deposito, nostra rimessa che abbiamo affittato qui vicino proprio al cantiere, diciamo così. Ok. Anzi, facciamo a posto. E niente ragazzi, siamo tornati qui al nostro deposito, ovviamente che vediamo se riuscirò a trasformarlo, a modificarlo anche come piccolo deposito proprio di rimessa delle auto, dei mezzi di servizio dell'ANAS. Ragazzi, vi farò sapere. Comunque ragazzi, che dire, grazie di essere con me, mi fermerei qui per questo episodio ancora con l'ANAS che sta andando avanti, sia il cantiere ma anche e soprattutto grazie a voi che siete stati presenti in quella live dove insieme mi avete aiutato a mettere e a rendere un po' più carino anche il blocco statale. Ma ragazzi, la deviazione è quasi terminata perché i lavori sono andati molto molto avanti, ovviamente deve essere finito ancora a mettere un po' di ancora di cose, però piano piano ragazzi, secondo me ce la faremo e uscirà un bellissimo lavoro, uscirà un lavoro bellissimo. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio di essere con me. Ragazzi, tanti video li sto registrando, quindi usciranno anche e soprattutto T5M con Forza Nord Italiana, con l'ANAS, con tutte le serie che stavo portando e più altri giochi, altre serie che stiamo andando avanti. Ragazzi, che dire, grazie di essere con me, grazie di avermi fatto compagnia, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, tanto ragazzi è gratuito, non vi costa nulla, ci sono tutti i link, sono gratuiti.
Raga, detto questo, ci becchiamo nei prossimi video e like qui sul mio canale YouTube o su Twitch, ragazzi. In descrizione tutti i link. Ciao a tutti, alla prossima, ciao a tutti.